hanno fatto prendere paura a un bel po' di persone. E questo procurando danni materiali, a me mi hanno rotto un vaso, mi hanno tirato via le piante dalle fioriere, a me come a tutto il resto della strada. E insomma, oltre il danno, anche la beffa di non avere la possibilità di avere una telecamera qui per avere la sicurezza. Purtroppo noi le richiediamo, ma non è la prima volta che ci vengono negate. Questo era l'appello che avevamo raccolto a seguito del raid vandalico che nella notte tra sabato e domenica scorsi aveva attraversato Via dei Redi in pieno centro storico ad Arezzo. I commercianti della zona da tempo chiedono all'amministrazione comunale l'installazione di telecamere nella zona e adesso Confesercenti ha chiesto un incontro all'assessore alla sicurezza del comune aretino Barbara Magi per fare il punto sul sistema di videosorveglianza in città. Ci sembrava giusto chiedere all'assessore Magi, che si occupa di sicurezza, che punto è la situazione delle telecamere in città, visto che comunque in Via dei Redi chiedono l'installazione di telecamere specificatamente in quella strada, ma è l'occasione anche per fare il punto del piano, diciamo, di telecamere di cui si è tanto parlato, insomma, a suo tempo. Le telecamere le riteniamo diciamo importanti, nel senso che sono sicuramente non la soluzione, sono un deterrente, possono essere un aiuto nel momento in cui si verificano degli episodi di vandalismo, aggressioni o qualunque tipo di episodio criminoso, per poter risalire comunque a chi è stato, diciamo, artefice dell'episodio. Ci sono in città delle telecamere, non sappiamo esattamente se sono in funzione, se sono collegate, se riprendono, e quindi oltre a nuove installazioni, ecco, ci teniamo anche a sapere quali zone sono coperte o meno. Naturalmente non sono poi la panacea di tutti i mali.